Doppio appuntamento per i soci e le socie della Cassa Rurale Valsugana e Tesino, invitati a partecipare a una serata dedicata a un tema speciale. Il tema di questa sera è proprio entrare nel futuro, in due modi. Nel primo modo, che è l'ultimo passo che ci vede con l'approvazione degli ultimi articoli dello statuto per poi entrare nel gruppo unico. E il secondo, a parte della serata, con la premiazione degli studenti più meritevoli, che a tutti gli effetti entreranno nel futuro e daranno là un nuovo ciclo di lavoro. Entrando nel merito, il primo appuntamento, l'assemblea straordinaria, si è concluso con l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per formalizzare l'adesione al gruppo bancario Cassa Centrale Banca, ultimo passo di un percorso iniziato oltre 2 anni fa con la riforma del credito cooperativo. Una riforma molto complessa e anche innovativa nel suo genere, che credo il legislatore abbia un po' in qualche maniera preso in mano, soprattutto per preservare i risparmi della clientela, insomma. Poi i mercati sono sempre più complessi da interpretare, cambiano le esigenze delle famiglie e delle imprese. Per questo motivo riteniamo opportuno che Cassa Centrale e la costituzione di un gruppo bancario ci supporta meglio nel proporre e nell'approcciare meglio questo cambiamento in atto. Nonostante i tanti cambiamenti che interessano la Cassa Rurale in questo periodo, si conferma l'impegno a sostegno dei giovani, al punto che l'edizione 2018 dei premi allo studio ha visto il riconoscimento di 121 studentesse e studenti, soci o figli di soci. Credo che sia un segno, al di là del premio in denaro, proprio un riconoscimento della comunità verso le menti migliori, insomma, di questa comunità, anche perché il Trentino abbiamo bisogno di classe dirigente con delle competenze significative, e credo che anche qua questa sera premiamo diversi studenti con lauree di oltre 110, insomma, e quindi siamo felici di questa cosa. È un dovere, un impegno morale e economico che la Cassa Rurale deve avere, perché investe nei soci e dei figli dei soci per un futuro che non è più così tanto lontano. Quindi è un'iniziativa sicuramente che va portata avanti negli anni prossimi e rafforzata.